Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6. In apertura torniamo sulla vicenda della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. Il Comitato delle Vittime esprime fiducia nel lavoro della magistratura e guarda con grande attenzione ma con poco stupore a quanto apparso sugli organi di stampa in questi giorni relativamente alle carte dell'indagine della Procura di Pescara. I familiari delle vittime comunque continuano a ribadire una sola cosa: giustizia per i propri cari. Sentiamo il servizio. Leggendo quello che sta succedendo in questi giorni ci siamo non meravigliati, nel senso era una cosa che ci aspettavamo, anzi come la Procura sta facendo un lavoro pazzesco, approfonditissimo e speriamo che si concluda al più presto per poi iniziare a fare veramente chiarezza su quello che è successo in quei giorni. Man mano che si scava all'interno delle carte dell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano, affiora un quadro desolante che ha le tinte dell'impreparazione e della superficialità. Regione, prefettura, provincia e comune, al di là delle eventuali responsabilità penali che sono tutte da accertare, sono sicuramente gravate da responsabilità politiche legate ad un'emergenza gestita male nei giorni in cui sull'Abruzzo si è abbattuta la tempesta perfetta. Il combinato disposto di maltempo, sisma e mancanza di elettricità, però, non possono costituire un alibi per chi invece avrebbe dovuto agire ben prima che si verificassero gli eventi calamitosi. La carta delle valanghe doveva infatti essere pronta anni prima, invece arriverà solo nel 2020, se tutto andrà come previsto. L'albergo, secondo i periti della Procura, non doveva essere lì e in redazione all'emergenza doveva essere sgomberato almeno 2 giorni prima. Ma la lista delle inefficienze è lunga, con l'allerta Meteomont rimasta lettera morta all'interno di un'email, con gli SOS arrivati in prefettura sottovalutati e con la macchina dei soccorsi, secondo quanto scrivono i magistrati pescaresi negli avvisi di garanzia ai 23 indagati, partita quantomeno in ritardo. Per non parlare poi del giallo sui nomi delle 29 vittime, con persone prima date per vive in procinto di essere salvate, poi invece scoperte essere decedute sotto il peso della slavina, vedi la storia di Stefano Feniello e della sua famiglia. Una responsabilità quantomeno morale in capo all'allora prefetto Francesco Provolo, che stava gestendo e coordinando le operazioni dal campo base di Penne. Tra qualche giorno ci saranno gli interrogatori di garanzia. In successione sfileranno tutti gli attori di questa triste vicenda davanti ai magistrati e sotto gli occhi del Comitato delle Vittime di Rigopiano, che dal giorno successivo a quel maledetto 18 gennaio chiede chiarezza e giustizia. Da parte loro è stata espressa più volte piena fiducia nel lavoro della magistratura e nella sua capacità di rendere giustizia alle vittime della slavina discesa dal Montesiella. I procuratori, il procuratore Serpi e il sostituto procuratore Papalia, come anche ha detto Marco, stanno facendo un ottimo lavoro. Noi per i nostri cari vogliamo giustizia e verità. C'è un processo in corso, la settimana scorsa sono usciti questi nuovi 23 avvisi di garanzia e noi lasciamo lavorare la giustizia. Abbiamo piena fiducia nella magistratura e in tutte le forze dell'ordine che stanno operando in questa triste vicenda. Quando verranno messi a processo parleremo di queste persone. Fino ad allora lasciamo parlare e lasciamo lavorare soprattutto la magistratura. Adesso cambiamo argomento, ci spostiamo al comune di Teramo per parlare della crisi politica dell'amministrazione. Continuano gli incontri estenuanti tra minoranza e maggioranza dissidente per individuare una strada che porti a breve alla sfiducia del sindaco Maurizio Brucchi. Le posizioni dei vari gruppi politici cambiano di ora in ora ed è impossibile al momento fare delle previsioni sugli sviluppi. A Nereto, intanto, il sindaco Di Flavio è stato mandato a casa dopo le dimissioni davanti al notaio di 7 consiglieri. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Quando non c'è più una maggioranza, più della metà dei consiglieri si dimette, arriva il commissario e poi si torna a votare. Accade a Nereto. E questo è il post su Facebook scritto da Paolo Gatti, vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere di Forza Italia, prima ancora che il sindaco stesso di Nereto, Giuliano Di Flavio, del Partito Democratico, sapesse che era stato mandato a casa.
Un tempismo che deve aver impressionato parecchio i consiglieri comunali di Teramo e soprattutto quelli tra minoranza e maggioranza dissidente che dopo mesi di incontri non riescono ancora a decidere quale strada comune intraprendere per far dimettere il sindaco Maurizio Brucchi. I loro colleghi neretesi, senza entrare nel merito politico delle scelte, hanno però dato dimostrazione di compattezza e di efficienza presentando in 7 le dimissioni ad un notaio. A Teramo invece si sta ancora discutendo se sfiduciare Brucchi durante il prossimo Consiglio Comunale convocato per il 7 dicembre oppure depositare prima di quella data le dimissioni al segretario comunale passando per il protocollo. Insomma, una tela di Penelope che di giorno viene tessuta e di sera viene disfatta a causa di posizioni ondivaghe che cambiano di ora in ora. Il primo cittadino di Teramo intanto sembra non avere alcuna intenzione di dimettersi, nonostante l'oggettivo sfacelo politico-amministrativo che ha travolto il capoluogo abruzzino e che si trascina da più di 2 anni. Brucchi spera ancora di andare in consiglio comunale, aprire un confronto in aula e dopo aver parlato ai teramani subire un'eventuale sfiducia pubblica. In poche parole, punterebbe ad invertire la sua posizione, passando così da colpevole a vittima. Tatticismi politici che sfuggono alla gente comune. E a proposito del caso del comune di Nereto, questa mattina è arrivata la nomina del commissario prefettizio, come detto a seguito delle dimissioni di 7 consiglieri sui 12 del comune. Il prefetto di Teramo Gabriella Patrizzi ha sospeso il consiglio comunale e contestualmente ha nominato commissario il dottor Alberto Di Gaetano, viceprefetto aggiunto in servizio proprio alla prefettura di Teramo, che si occuperà naturalmente della gestione provvisoria dell'ente. È stata avviata anche la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale con l'invio della relativa proposta al Ministero dell'Interno per quanto riguarda l'iter che poi porterà a nuove elezioni. E restiamo sempre alla politica, adesso ci occupiamo della fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Sportore, dunque parliamo del progetto della nuova o grande Pescara che dir si voglia. La regione vuole stringere i tempi, con una lettera il presidente della giunta regionale D'Alfonso a nome dell'ente ha chiesto ai 3 comuni di produrre entro 40 giorni i pareri relativi alla costituzione della nuova Pescara. Il sindaco di Montesilvano Maragno rappresenta un po' il disagio dei primi cittadini che si trovano costretti con questa tempistica tra la legge i provvedimenti di bilancio che sono in discussione e le festività natalizie. Maragno chiede più tempo anche per avere un confronto e un ragionamento migliore su questa difficile fusione. Vediamo insieme il servizio. 40 giorni di tempo per far pervenire alla Regione i pareri sulla Grande Pescara e la tempistica dettata dal presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso e i primi cittadini dei 3 comuni coinvolti nel progetto di fusione Pescara, appunto Montesilvano e Spoltore. Tempistica che, per usare un eufemismo, sta lasciando perplessi i rappresentanti dei comuni perché stretta tra le festività natalizie e le votazioni sul bilancio. Dicembre infatti è un periodo nero per le amministrazioni comunali, ma la lettera di D'Alfonso e il carattere perentorio dell'ultimatum. Nella riunione di qualche giorno fa lo stesso D'Alfonso aveva invitato i sindaci e tutti gli attori coinvolti nella nascita del nuovo supercomune metropolitano ad evitare ogni tentativo di melina. Il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno sottolinea che non c'è alcuna volontà di non rispettare il voto popolare, ma che i tempi così ristretti non consentono una discussione serena rispetto alle cose da migliorare nella legge regionale in discussione in commissione. Questa era una procedura che andava avviata nel 2014, è stata dimenticata nel cassetto e adesso si vogliono recuperare 3 anni di disattenzione e di ritardo in 3 giorni, e questo è oggettivamente un problema insormontabile. Quello che gli è stato rappresentato è che il percorso che i cittadini hanno inteso avviare con il referendum del 2014 ha necessità di essere puntellato, di essere migliorato, di essere sostenuto adeguatamente, e questo si può fare solamente con un'adeguata programmazione. Noi vogliamo che la scelta su cui si sono espressi i cittadini diventi una risorsa e non un incubo per i cittadini stessi, incubo che diventerebbe nel momento in cui si affrettano delle decisioni e soprattutto
dei percorsi obbligati che necessitano di tempi per poter maturare. Noi vogliamo fare la nostra parte, tant'è che abbiamo già cominciato a suggerire dei percorsi virtuosi alla Regione e vogliamo che la Regione ci ascolti, ovviamente non dico andando a dilatare i tempi, andando a motivare ogni percorso e soprattutto essere coinvolti in questo percorso. Ed ora una notizia di cronaca, maxi sequestro di funghi e conserve alimentari in un'impresa della Val di Sangro e chiusura di un deposito abusivo in un'azienda che opera nel settore della lavorazione dei tartufi nell'Aquilano. Il bilancio di una serie di controlli che i carabinieri del NAS di Pescara hanno eseguito in tutta la regione nelle cosiddette industrie conserviere, con particolare attenzione alle procedure adottate in tema di gestione del rischio da contaminazione di botulino. Ai responsabili delle due ditte sono state levate sanzioni per alcune migliaia di euro. A Chieti adesso, la conoscenza non lascia lividi, questo è il tema del convegno che si è svolto questa mattina nell'auditorium del Rettorato dell'Università d'Annunzio con la partecipazione fra gli altri del sottosegretario di Stato alla Giustizia Federica Chiavaroli, presente anche Lucia Annibali, l'avvocatessa di Pesaro sfregiata dall'ex compagno. Vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Oggi è una giornata importante, abbiamo deciso di dedicarla ai giovani e di parlare ai giovani, portando loro la testimonianza, il racconto, l'esperienza delle massime autorità dello Stato ed anche di una testimone autorevole quale Lucia Annibali. Io ritengo che contro questi fenomeni che hanno una forte matrice culturale, il lavoro di prevenzione sia il lavoro più importante, il lavoro da fare con i giovani, per i giovani, affinché loro abbiano consapevolezza e possano assumere dei comportamenti responsabili. Il 25 novembre c'è stata la giornata contro la violenza sulle donne, tra l'altro in questi mesi si stanno raccogliendo anche delle firme per far sì che per reati importanti non ci siano pene lievi. Qual è il suo pensiero? Assolutamente sono d'accordo e è stata approvata alla Camera proprio in questi giorni una norma per escludere il rito sommario per i reati più efferati. Poi però ci vorrebbe un altro pezzo di lavoro, che è quello di rendere queste pene effettive e quindi di far sì che questi soggetti non possano accedere ai benefici se non hanno effettivamente fatto un percorso nel quale riconoscono l'errore, riconoscono il danno che hanno causato, perché la difficoltà che si ha in questi reati è proprio questa, e cioè che l'autore del reato nega la gravità del gesto che ha commesso e nega il fatto che quel gesto costituisca un reato. E quindi per me la cosa più importante, più che il rito, è di rendere effettiva la pena e di far sì che durante l'espiazione della pena si avvii realmente un percorso di cambiamento, altrimenti le donne avranno sempre paura di denunciare. Andiamo avanti e cambiamo argomento. L'associazione Nuovo Senso Civico torna sulla questione delle estrazioni di gas a bomba in provincia di Chieti, perché secondo l'associazione sul sito del Ministero dell'Ambiente sono state riaperte le procedure per le osservazioni del pubblico sul progetto della CMI Energia per la perforazione di pozzi per l'estrazione di metano a bomba appena a valle della diga, per la realizzazione di un gasdotto e la costruzione di un impianto di trattamento del gas a Paglieta. Naturalmente l'associazione ambientalista lancia un allarme su questa riproposizione del progetto, e noi andiamo ad ascoltare l'intervista ad Orlando Volpe, che è proprio un rappresentante dell'associazione Nuovo Senso Civico.
Non ci stiamo perché è una condizione inammissibile il fatto che la partita ricominci per l'ennesima volta. Cioè il governo ha deciso, non rispettando le leggi, che la CM Energia possa andare avanti. Questo non è accettabile perché il progetto adesso è stato, scusate il gioco di parole, raffinato per essere accettato. Ma qua ci stiamo prendendo in giro. E poi c'è una questione che riguarda anche la regione. Noi siamo stati definiti da Mazzocca degli ambientalisti in cerca d'autore e di visibilità quando dicevamo, sostenevamo che la regione aveva offerto una sponda alla realizzazione di questo progetto, e ne avevamo ben ragione, perché quando è stata trasferita la raffineria come ubicazione da parte dell'ARAP da un sito ad un altro in agosto, è stato fatto ad arte per favorire la CM Energia. E l'avevamo detto, Mazzocca ci ha rassicurato, di fatto adesso il governo fa ripartire tutto e quindi questo progetto nuovo verrà sottoposto a verifica di impatto ambientale, i termini per le osservazioni scadono il 24 gennaio, ma se i sindaci, se la regione non si fa sentire, non mette con le spalle al muro questo governo, anche nella circostanza delle elezioni che stanno per svolgersi, come? Sostenendo, guardate che se qui continuate in questo modo, perdete consenso, oltre alla faccia, perché la faccia l'avete già persa in realtà, ecco. Adesso una notizia che riguarda il mondo ecclesiastico, perché Papa Francesco ha nominato nuovo vescovo di Sulmona Valva Don Michele Fusco del clero dell'arcidiocesi di Amalfi Cava dei Tirreni, finora parroco di Santa Maria Assunta Positano e direttore spirituale presso il seminario metropolitano Giovanni Paolo II di Salerno. Monsignor Fusco succede ad Monsignor Angelo Spina, che è stato vescovo di Sulmona Valva per 10 anni. E ora cambiamo argomento. La regione e il team Abruzzo Attrattivo hanno presentato oggi a Pescara il codice etico per il turismo sostenibile nelle aree protette. Vediamo di cosa si tratta. Presidente Lolli, oggi è una giornata importante perché viene presentato questo codice che riguarda il turismo ambientale della nostra regione, i parchi in particolare. Sì, fa parte per quanto riguarda la regione di una strategia. Noi insomma in quest'ultimo anno ci siamo fissati l'obiettivo di posizionare diciamo, il prodotto Abruzzo sui mercati turistici, cosa che non è l'Abruzzo non è conosciuto e non è posizionato, e piuttosto che continuare a presentarci come la brutta copia nel mare magari della Romagna o all'interno dell'Umbria, noi abbiamo cercato di inseguire una nostra unicità che c'è d'altra parte. La nostra unicità nasce dal fatto di essere questo territorio unico, in cui grandi montagne e mare così vicino, il più ampio territorio protetto d'Europa e poi i borghi eccetera. Ecco, ci siamo mossi in questa direzione, abbiamo fatto un protocollo nazionale con Lega Ambiente Nazionale e il Ministero sul cosiddetto turismo attivo, e oggi firmiamo qui questo ulteriore protocollo. Quindi questo codice etico serve a fissare linee guida con le quali noi fisseremo anche, intanto partendo da chi opera all'interno dei parchi e delle riserve, ma naturalmente noi intendiamo proporre un territorio che anche al di là dei parchi e delle riserve deve muoversi lungo questo indirizzo. L'obiettivo appunto è far consigliare lo sviluppo economico con la tutela ambientale, che è un passo molto importante, e soprattutto il codice etico nasce in perfetta continuità con Abruzzo Attrattivo, l'iniziativa, e la CTA, cioè la Carta della Cooperazione Turistica Integrata d'Abruzzo, che pone in essere tutta una serie di valori e principi da rispettare per promuovere un turismo quanto più di qualità. Quindi un turismo che appunto sia sostenibile, integrando l'ambiente, l'economia e la società, che non sia impattante per il territorio, perché sappiamo la porzione di aree protette che abbiamo nella nostra splendida regione, per cui il codice presenta, enuncia una serie di principi nel rispetto delle aree protette, nel rispetto della legislazione in materia di lavoro e formazione, quindi operando attraverso operatori qualificati e certificati, attraverso strutture ricettive adeguate, quindi ponendo in rete tutta una serie di principi, di strutture ricettive, operatori, di stakeholders, al fine di promuovere un'immagine turistica della regione Abruzzo quanto più univoca e uniforme.
Dall'Aquila parte la sperimentazione per il 5G che durerà 4 anni, sperimentazione realizzata grazie a Wind3 e Open Fiber, investimenti consistenti nel capoluogo di regione per far sì che l'Aquila sia a tutti gli effetti una città smart. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Dall'Aquila parte la sfida per il 5G con una tecnologia sperimentale che per i prossimi 4 anni verrà utilizzata nel capoluogo abruzzese oltre che nella città toscana di Prato. A realizzare il progetto sperimentale saranno Wind3 e Open Fiber, dopo essersi aggiudicate lo scorso settembre il bando pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'obiettivo che Comune, Università ed altri partner hanno accolto è quello di realizzare una città 5G in cui famiglie ed imprese possano beneficiare di servizi innovativi che hanno diversi campi di intervento: salute, mobilità, sicurezza, prevenzione e gestione delle emergenze. Scegliere l'Aquila, città dalla profonda cultura e dalla storia importante ma ancora ferita dagli effetti del terremoto, è una scommessa. Non è solo una questione di tecnologia, ma dobbiamo portare le persone a sviluppare le loro potenzialità, le loro skill. Non si tratta solo di una questione di rete, ma rafforzare le persone e dotarle di abilità che grazie alla tecnologia noi stiamo facendo. Il sottosegretario Giacomelli, che da anni si occupa di questo progetto, ha rimarcato come sia importante per l'Italia colmare il gap che la collocava in posizioni più basse rispetto alle nuove tecnologie degli altri paesi. L'Aquila, in questo senso, ha detto, grazie a Wind3 e Open Fiber, avrà la capacità di essere il traino dell'intero sistema paese. I partner hanno investito circa 30-40 milioni di euro per avviare la sperimentazione nelle prime due delle 5 città. Le altre sono Milano, Bari e Matera, affidate ad altri operatori. 3 sono le tappe più importanti previste nel cronoprogramma: a marzo del 2018 il setup del nuovo centro di ricerca del colosso cinese ZTE Aquilano, a settembre 2019 il completamento del rollout dei siti radio, a dicembre 2021 la conclusione delle sperimentazioni di rete 5G e dei servizi verticali. Si è tenuta oggi la giornata conclusiva del Wine Specialist Tour in Abruzzo, partito il 28 novembre e che ha visto la partecipazione di buyer provenienti da Canada e Stati Uniti, interessati ad incontrare 30 aziende vitivinicole abruzzesi. Vediamo. Si è chiusa oggi a Pescara la 3 giorni del Wine Specialist Tour in Abruzzo, partito il 28 novembre scorso e che ha visto la partecipazione di buyer provenienti soprattutto da Stati Uniti e Canada e che hanno incontrato una trentina di produttori vitivinicoli abruzzesi per conoscere il vino della nostra regione sempre più apprezzato nel mercato oltreoceano. Noi siamo un'azienda giovane, però diciamo che il mercato del vino a livello locale è molto inflazionato, quindi siamo partiti con questa idea proprio di esportare, di portare i nostri vini autoctoni, perché noi produciamo Montepulciano, Pecorino, Passerina, tutti i vini autoctoni all'estero, principalmente nei mercati dove questi vini sono apprezzati, perché non vendiamo vini da prezzo, ma vendiamo vini di qualità. Siamo con il signor Paul del Canada francese, oggi qui a Pescara per assaggiare questi vini della nostra regione. Come li ha trovati? Sono abbastanza familiare con i vini abruzzesi. Ho già apprezzato il Montepulciano e il Trebbiano d'Abruzzo. Oggi sono qui per cercare un cerasuolo, ma anche una passerina. È una passerina. È difficile fare una scelta perché ognuno ha vini di buona qualità. Lei è statunitense, le chiedo subito come ha trovato questi vini della nostra regione, anche dal punto di vista della qualità. Dal punto di vista della qualità vedo che c'è di più che ho pensato. E c'è tantissima varietà di vino qua e bisogna di esplorare un po'. Negli Stati Uniti, in America, il vino sta andando sempre più per la maggiore. Sì, sì. Si beve sempre più vino in America. Si beve sempre più vino perché il piacere di bere un buon vino, però anche di sfruttare con gli amici, con la famiglia, di mangiare, di fare un po' di gastronomia, è più importante. È un vino in particolare che le è piaciuto, sì? È Montepulciano d'Abruzzo, c'è Montepulciano d'Abruzzo e Pecorino è molto buono.
Ed ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B, sarà Riccardo Rossi di Pordenone il fischietto della gara fra Pescara e Ternana sabato pomeriggio allo stadio Adriatico. Il fischietto friulano sarà coadiuvato dai guardalinee Damiano Margani di Latina e Valerio Vecchi di Lamezia Terme, quarto ufficiale Nicola De Tullio di Bari. Per quanto riguarda il Pescara, questo pomeriggio c'è stata la presentazione del nuovo stadio, hanno partecipato tanti big del calcio nazionale, il presidente del CONI Malagò, il neopresidente della Lega di B Mauro Balata e anche il numero uno dell'Assocalciatori Damiano Tommasi, il presidente della Samp Ferrero. Andiamo a vedere il servizio sulla convention di questo pomeriggio. Pescara Arena nel 2020 diventerà realtà, così ha detto anche il presidente del Credito Sportivo Abodi, c'è grande ottimismo, oggi è una grande giornata di sport, presidente, perché portare il vertice dello sport nazionale a Pescara non è cosa semplice, evidentemente si crede in questo progetto. Ma evidentemente si crede in questa società, abbiamo penso conquistato in questi anni la credibilità nei confronti di tutti. La presenza del capo dello sport italiano a Pescara non è un caso, anche se aveva degli altri impegni ha voluto esserci e poi magari andrà via un po' prima, però ha voluto dare la sua testimonianza e questo per me è un motivo d'orgoglio, perché nel calcio si lavora solo ed esclusivamente con riferimento ai risultati, nella realtà si dovrebbe lavorare molto di più sui progetti. Questo ne è uno di quelli che stiamo portando avanti. Fra tre anni a Pescara ci sarà un nuovo stadio, tutto è dedicato al calcio. Ma io mi auguro che si possa fare veramente in questi tempi, perché significherebbe dotare la città, intanto riqualificare un'intera zona di una città che in questo momento non è così bella poi in quella parte. E poi questo progetto stadio, come ho sempre detto, non riguarda solo lo stadio ma riguarda appunto una parte della città di Pescara. Questo per noi significa molto. Ecco, a tal proposito, quanto è difficile arrivare alla conclusione di questo lungo iter e quale sostegno può dare il CONI? Ma guardi, ogni realtà locale è diversa l'una dall'altra, sarebbe poco serio accomunarle. Quello che le voglio dire, anche per esperienze dirette, che noi possiamo intervenire a livello di moral suasion per spiegare quanto questo sia sotto un profilo sociale, sia sotto un profilo sportivo, occupazionale, qualcosa di molto importante, ovviamente rispettando le norme, le regole, e poi voi sapete perfettamente che noi abbiamo una struttura considerata di eccellenza, questa di CONI Servizi, che oggi di fatto certifica, abilita, omologa gli impianti, e quindi sicuramente noi non facciamo perdere neanche un secondo al progetto, quindi le persone tecniche sono già predisposte. Poi è chiaro che tutti gli aspetti più specifici che riguardano ovviamente le conferenze di servizi, le autorizzazioni, quelle non competono a noi, però insomma la nostra parte la facciamo in pieno. Beh, per me è una doppia soddisfazione, perché questo è un progetto che comunque è iniziato con Bifutura e proseguirà con il Credito Sportivo, quindi c'è il mio passato, il mio presente, il mio futuro. È un progetto importante prima di tutto perché si realizzerà, e quindi non si tratta semplicemente di un annuncio, si è già molto avanti. Come sapete, comunque è un progetto che ha subito una serie di evoluzioni in questi anni. È un progetto simbolico perché è un progetto che avviene in un'area privata. La società, io mi auguro che nell'arco del 2018 riesca a chiudere tutta la procedura, e quindi è un cantiere che si apre velocemente ed è un bel esempio di positività, così come tanti altri ne ha dati la Pescara Calcio, perché sulle infrastrutture, a partire dal centro di allenamento, nel progetto sportivo che è sempre stato all'avanguardia, Pescara è diventato un punto di riferimento per il calcio professionistico. Presidente Ferrero, oggi a Pescara per questa giornata importante per il capoluogo adriatico si parla del nuovo stadio, un progetto davvero di grande rilievo. Innanzitutto le chiediamo, qui a Pescara non è la prima volta, è un po' di casa dalle nostre parti? Beh, di casa no, sono molto innamorato dell'Adriatico perché ci venivo da bambino, però di casa no, venivo a fare le vacanze da bambino, tutti i bambini poveri agosto prendevano una casetta in 23 e andavano al mare sull'Adriatico. A proposito di Sampdoria, poche ore fa la sua squadra ha battuto Però se ti esposti, signore, la televisione mi dà la testa tua. È vero, è vero.
Dicevamo, poche ore fa, Presidente, la sua Sampdoria ha eliminato il Pescara in Coppa Italia, ma al di là di questo la sua squadra quest'anno sta facendo veramente molto bene, se l'aspettava? Penso che eliminato è un brutto termine, abbiamo vinto una partita, per eliminare ce n'è un altro. Il signor Giampaolo è di Giulianova e avete un buon talento in casa. E soddisfatto quindi di quello che sta facendo Giampaolo con la sua squadra? Sono soddisfattissimo, però prima di essere soddisfatto deve essere Giampaolo. Nella Sampdoria ci sono tanti ex pescaresi, ma uno in particolare, Torreira, che i rumors di mercato dicono a gennaio potrebbe lasciare la Sampdoria per andare all'Inter. Lei lo lascerà andare via? Allora, stabiliamo una cosa, che dei pescaresi non ce n'è nessuno. Diciamo che noi abbiamo acquistato un talento che giocava col Pescara, che si chiama Torreira, e a gennaio non sarà venduto. E a fine stagione? Vediamo, chi vorrà vedrà. Secondo lei qual è il valore attuale di Torreira? 50. 50 milioni? Certo. Scendiamo di categoria adesso in Serie C. Dopo la sconfitta contro la San Benedettese, il Teramo continua nella settimana tipo di lavoro, nonostante domenica non scenderà in campo. Per la squadra di Asta riposo solamente nel fine settimana. Diavolo che tornerà in campo sabato 9 dicembre allo stadio Bonolis contro il Fano. Intanto Lorenzo De Grazia torna sulla partita di lunedì sera, sottolineando come questo non sia un momento molto fortunato per il Teramo. Sentiamo Ania Cantagalli. Lorenzo, magari da Ascolano avresti desiderato ancora di più battere lunedì sera la San Benedettese, invece purtroppo è arrivata una sconfitta. Eh sì, per me diciamo era un doppio derby. Purtroppo a me, come a tutta la squadra, a tutta la città, dispiace per la sconfitta. Sappiamo quanto ci tenevamo noi tutti a questa partita. Purtroppo non siamo riusciti a conquistare nemmeno un punto, e ci dispiace, perché secondo me, a mio avviso, almeno un punto ce lo guadagnavamo, perché purtroppo il gol loro è venuto da un'azione fortuita, poi noi abbiamo subito reagito, purtroppo non siamo riusciti a trovare il gol. Lavoriamo in settimana per migliorarci sempre e andiamo avanti così. Si sta buttando un po' la croce addosso agli attaccanti che non segnano, ma c'è qualcosa che manca anche nei movimenti dei centrocampisti? Vabbè, il problema dei gol non è sicuramente quello degli attaccanti, perché se non va un reparto il problema è di tutta la squadra. Sicuramente noi centrocampisti in primo dovremmo lavorare di più, forse per servire meglio gli attaccanti, come qualsiasi altro reparto deve migliorarsi tutte le volte per cercare di fare sicuramente meglio. Quindi diciamo non è un problema di un reparto o di un altro, remiamo tutti dalla stessa parte e cerchiamo di migliorarci tutti. Purtroppo, anche se rivediamo il gol della San Benedettese domenica, arriva da un'azione un po' fortuita, perché un cross in mezzo, poi una deviazione, la palla lì rimane lì, quindi poi lo stesso Giovanni dall'altra parte, davanti alla porta, il portiere ha fatto una bella parata, quindi ci sta girando un po' un periodo no. Noi andiamo avanti e speriamo ci giri un po' dalla nostra parte. Sì, adesso ricarichiamo le pile, poi ci affronta questo scontro diretto con il Fano, ce la giocheremo con serenità, tranquillamente, come abbiamo fatto sempre. Sappiamo che è una gara importante e cercheremo di portare a casa i punti più importanti che ci servono per raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo sicuramente che è una gara importante. L'Abruzzo sarà di nuovo protagonista del Giro d'Italia. Domenica 13 maggio, infatti, la Carovana Rosa arriverà a Campo Imperatore per il secondo arrivo in quota, poi giorno di riposo nella nostra regione, e martedì 15 ripartenza da Penne con passaggio accanto ai resti dell'hotel Rigopiano di Farindola. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Il Giro d'Italia torna in Abruzzo e lo fa in grande stile. Due tappe, un arrivo in quota e una ripartenza nei luoghi simbolo della recente tragedia di Rigopiano. Dunque l'edizione 101 della Corsa Rosa tornerà nella nostra regione con le frazioni 9 e 10. Dopo l'avvio in Israele, infatti, la carovana tornerà in Italia per rimanere tre giorni in Sicilia, dove affronterà la prima vera salita, quella dell'Etna, giovedì 10 maggio.
poi la risalita passando per Praia a Mare prima e Montevergine di Mercogliano fino a domenica 13, quando da Pesco Sannita partirà la tappa di 224 km che, dopo aver affrontato le asperità di Rocca Raso e Calascio, avrà il gran finale a Campo Imperatore, Cima Pantani. Sarà il secondo banco di prova per i big che, se sull'Etna potranno nascondersi un po', in Abruzzo dovranno quantomeno svelare parte della propria condizione. E sarà una battaglia dal grande fascino, perché oltre al vincitore 2017 Tom Dumoulin ci saranno Nibali e Aru a sfidarsi, con la grande sorpresa della presenza di Christopher Froome. Ciao everyone, I'm looking forward to seeing you all on the start line of the 2018 Giro d'Italia. Il britannico del Team Sky ha svelato in un video che parteciperà al Giro 2018, prima parte di un obiettivo che potrebbe prevedere la rincorsa alla coppietta Giro Tour, riuscita proprio a Marco Pantani nel 1998, dopo aver affrontato il Gran Sasso, giorno di riposo per la Carovana Rosa proprio nella nostra regione, prima di ripartire martedì 15 per la tappa numero 10, che avrà un alto valore simbolico. Si parte da Penne, infatti, e dopo pochi chilometri dalla partenza si transiterà accanto ai resti dell'hotel Rigopiano per la frazione più lunga, 239 km, con un finale mosso per attaccanti e che porta fino a Gualdo Tadino. Tante le salite, oltre a quella di Campo Imperatore, il Giro 2018 vedrà il ritorno dello Zoncolan, del Colle delle Finestre, il Cervinia, prima della passerella conclusiva il 27 maggio a Roma. Grande soddisfazione espressa via social dall'assessore regionale Donato Di Matteo, che proprio all'indomani della tappa 2017, con arrivo sul Blockhouse, aveva lanciato l'idea di coinvolgere nel passaggio l'area Vestina duramente colpita l'inverno scorso. Un risultato grandioso, ha scritto Di Matteo sul suo profilo, per il quale ho lavorato duramente, che servirà a incoronare di nuovo l'Abruzzo come protagonista della 101esima edizione di una delle corse di ciclismo più importanti del mondo. E questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda questa edizione del TG6. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.